Un incontro tra i rappresentanti dell'Associazione Ricerche sul Cancro, AIRC, e gli studenti dell'Istituto Leonardo di Agrigento si è svolto stamani presso l'Aula Magna del liceo. Ha partecipato anche il dottore Bennici, che ha anche illustrato le tematiche attinenti l'importanza della prevenzione sessuale quale possibile veicolo di diffusione delle malattie. Il dottore Di Betta si è trattenuto con gli alunni spiegando quanto sia necessario fare uno stile di vita sano per prevenire le forme tumorali. L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, la nostra associazione, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, per portare, per divulgare notizie importanti su quello che sono le necessità della ricerca scientifica, soprattutto in campo oncologico, e divulgare anche le indicazioni, le direttive per condurre soprattutto i giovani, ma anche gli adulti naturalmente, a praticare buoni stili di vita, che sono sicuramente importantissimi, perché buoni stili di vita possono ridurre il rischio di ammalarsi di cancro di almeno il 30-40%. Capite che non è poco. Il rischio di ammalarsi di tumore con buoni stili di vita può essere abbattuto del 30-40%. Si è parlato di prevenzione dei tumori genitali, in particolare dell'uomo e della donna genitali, e si è visto praticamente con un accenno a quelle che sono oggi le malattie sessualmente trasmesse, di cui un adolescente su 20 è già affetto, come lo stile di vita azzardato, il rischio della promiscuità, dei rapporti, della non protezione può portare a delle infezioni. L'infezione sessualmente trasmessa più diffusa è da papilloma virus o HPV. Oggi si è dimostrato che questa infezione, e quindi la fonte sessuale, può essere causa di tumori dell'uomo e della donna, cavo orofaringeo, bocca, genitali, pene, ano e anche vagina, vulva e collo dell'utero. Ecco perché è importante, la generazione di oggi ha un dovere etico e sociale di ricorrere alla prevenzione primaria, la vaccinazione del papillomavirus offerta dall'ASP ai 12 anni, e comunque i giovani possono ancora raggiungere questa vaccinazione e chiederla fino ai 25 anni, le donne e gli uomini, per difendere il futuro.